finisce l'avventura del Pescara nei playoff, finisce la stagione del Pescara. Quali sono le sensazioni al 91esimo o al 104esimo, per meglio dire, del tecnico biancazzurro? Ma intanto devo ringraziare i ragazzi per quello che mi hanno dato, per la disponibilità e comunque l'attaccamento anche all'obiettivo, perché comunque sapevano, avevano la voglia di far bene, di superare il turno, perché comunque era anche abbordabile. Però siamo partiti un po' con il freno a mano, non siamo stati aggressivi e questo ha permesso alla Juve di farci male dopo pochi minuti. Ecco, questo gol di Sekulov chiaramente ha complicato i vostri piani, però nel primo tempo il Pescara ha avuto delle opportunità per pareggiare, pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto. Nella ripresa invece non siete riusciti a fare quello che bene o male avevate fatto nel primo tempo. No, infatti poi alla fine le gare si decidono da episodi, quando hai tre o quattro occasioni da sfruttare non le concretizzi, poi dopo il risultato può diventare negativo, specialmente nel primo tempo. Il secondo siamo stati padroni un pochino sul profilo del gioco, ma comunque anche la Juve te lo lasciava fare perché, essendo in vantaggio, hanno preferito schiacciarsi e ripartire, e quindi non abbiamo trovato tanti spazi, siamo stati un poco concreti, poco incisivi. Poi dopo il gol è arrivato un po' tardi, dispiace per il secondo gol perché comunque c'è stata, a mio avviso, l'errore dell'arbitro, perché se non si fosse messo davanti la palla sarebbe arrivata a Federico, al Cornero, e il giocatore della Juve non sarebbe entrato in area con la palla, e queste cose qui fanno la differenza alla fine. Una mia sensazione, ma probabilmente Emanuel Cascione è il più dispiaciuto di questa eliminazione del Pescara. Ti vediamo abbastanza commosso, se posso usare questo termine. No, vabbè, ma penso tutti i ragazzi sono dispiaciuti. Comunque uscire così fa male perché comunque giocavi in casa con due risultati. Io come allenatore di questa squadra è normale che poi dopo ci sia grande rammarico, in più comunque l'attaccamento che ho per questi colori fa doppiamente male. Però il calcio è anche questo, bisogna lasciare andare e ripartire, poi vedremo se sarà qui o da un'altra parte. Ecco, vedremo, da domani si inizierà a pensare al futuro. Tu l'hai sempre detto, a me piacerebbe continuare ad allenare questa squadra, ma se tu dovessi dare una percentuale di vedere Cascione il prossimo anno sulla panchina del Pescara, che percentuale daresti? No, sono decisioni che prende la società assolutamente. Sono sempre a disposizione, lo sanno, però sono cose che poi dopo... Non c'è stato un minimo abboccamento al momento? No, ma non se ne è parlato? No, assolutamente, non ho mai neanche avuto il pensiero di questo, ero concentrato su quello che dovevamo fare in queste partite, basta, assolutamente. Queste sono cose che deciderà il presidente, il direttore, quindi non sono io che devo parlare.